Il grande rifiuto di Romina Power nel giorno di Pasqua, c'entra Albano. Durante la diretta di domenica in è stato sottolineato il grande rifiuto di Romina Power ad un invito speciale, cosa c'entra Albano. Dopo aver speso le prime chiacchiere sull'aggiornamento del Covid-19, a domenica in Mara veniera presentato al pubblico, Romina Power e Christel Carrisi, inseparabili comunque e dovunque. Prima di interagire con i fatti correnti, zia Mara ha fatto un preambolo, in cui si è parlato di Cellino San Marco e della sua spettacolare tenuta agricola. Il luogo mozzafiato di proprietà di Albano Carrisi è stato oggetto di interesse per l'artista statunitense, che avrebbe dovuto trascorrere le festività pasquali, giù nella tavernetta della lussuosissima dimora. Il contesto sognato dall'ex marito Albano era un quadro di felicità, in cui avrebbe voluto veder seduti al tavolo della convivialità pasquale, Romina, Loredana e tutti i suoi figli. Ma così non è stato. Romina Power, il secco no al leone di Cellino, la motivazione. Non si parlava da molto tempo di Romina Power e la sua cordialissima famiglia, ma nel giorno di Pasqua, zia Mara, nel consueto appuntamento domenicale di domenica in ha pensato bene di invitarla a scambiare due chiacchiere. L'artista statunitense ha accettato ben volentieri il collegamento. Ma dove si trovava con precisione l'ex moglie di Albano Carrisi? Era felice, in compagnia con la figlia Christel a scherzare con zia Mara, ma per le previsioni non sarebbe dovuta essere lì. Albano avrebbe già provato, prima di Natale scorso, a legare tutti i figli e le due mogli, l'attuale Loredana Leciso e l'ex cantante USA. La missione invece sembra essere fallita anche stavolta. Niente prelibatezze sul tavolo degli ospiti, né tantomeno nessun scambio di opinioni e di pace tra le due donne di Albano, nel giorno della resurrezione dove solitamente si è più buoni. Il rifiuto della Power è stato ancora una volta categorico, preferendo trascorrere la Pasqua in compagnia di Tyron, Romina Junior e Christel, piuttosto che dimenticare i veleni e le frecciatine a distanza con l'attuale donna del cantante pugliese. Chissà se in occasione della prossima ricorrenza vi sarà un nuovo tentativo del leone di Cellino, nel riappacificare l'intera famiglia.